Olia, ma non abbiamo già giocato con lui? No. Scandinava. Ho registrato recentemente dei video per EduPlus su questa apertura, quindi sono anche bello fresco. Ok, questa è una delle varianti che non creano nessun problema al nero. Quindi abbiamo la nostra posizione serena. E6, giocheremo per C5, per esempio. C5 looks fine. Perché non hai mangiato il cavallo? Questo cavallo qua. Sì, posso mangiarlo, possono mangiarlo. Non. Perché avrei dovuto mangiarlo? Questa è la grande domanda. Perché non ha mangiato il cavallo? No, è sempre la stessa domanda. Perché dovrebbe mangiare il cavallo? Spiegamelo. Per doppiare, ok, ma ragazzi, c'è sta cosa dei pedoni doppiati. Ah no, ma tra l'altro no, è proprio non mi doppia nessun pedone mangiandomi in D5. It's Redflow, tu sei un fan di Maccio Capatonda, grande. È sua questa gag. L'ho beccato tra l'altro, Maccio, qualche settimana fa. Un paio di settimane fa. E l'ho beccato. Cioè, l'ho visto fuori dalla pizzeria. Bellissimo, Maccio dal vivo. Ragazzi, lui mi ha detto lui a te. Perché non ha mangiato il. The Hollow Pawn. No, lui a te chiedevo, è stato strachiaro. No, non ci ho parlato, non c'ho, ovviamente non è che vado lì a rompergli le balle. No, comunque, sta cosa è importante, ragazzi. Perché qui per lui dovrebbe essere un problema avere i pedoni doppiati. Cioè, cavallo per C3, B per C3. Ok, cioè voi mi potete dire, vabbè, lui ha i pedoni doppiati. Io vi posso dire, ok, però ha un pedone in più che controlla il centro. Ha una colonna aperta per la torre. Ha l'alfiere che si può sviluppare in una diagonale alternativa. E in più lui potrà sostenere il centro con D4. Ok, non è una brutta scelta, però non è che la doppiatura dei pedoni qua è minimamente rilevante, cioè, pedoni non, cioè i pedoni doppiati solitamente sono deboli, ma quei pedoni doppiati non sono assolutamente deboli. Atletico 2000, anche questa la regola di non portare la donna in gioco troppo presto è una regola che va capita, cioè la donna al centro è un pezzo che non va tanto bene in apertura solitamente perché gli altri pezzi possono svilupparsi attaccandola e guadagnando tempi. Però in questa posizione,
Cavallo per D5, donna per D5. Chi è che può attaccare sta donna? Niente. Cioè, dopo cavallo per D5, donna per D5. E la donna sta bene al centro. E questa è la verità. Nessuno la può attaccare perché non c'è più il cavallo che va in C3. Quindi anche lì è una regola che, ok, va... è utile all'inizio, però va, insomma, interiorizzata in un certo modo, cioè... no, capire il perché delle regole. Cavallo E7. Oh, facciamogli fare qualcosa sto cavallo. Esatto, Simo. È una scandinava in cui il nero ha già la completa parità, quella, certo. Lui, devo dire che non sta giocando male, Non sta assolutamente giocando male, per essere un 1003. Minodka, allora su C4 abbiamo fatto un video su Edu Plus. L'ho registrato ieri, tra l'altro, quindi... su C4 il nero ha la possibilità di fare dei gambetti con C6 o E6 molto interessanti e considerati buoni dalla teoria. Quindi li ho un po' spiegati in quei video. V-Steel, no, non è possibile che tu l'abbia già comprato. Perché deve ancora uscire. Però ti ringrazio per la fiducia. Torre C2. Grande Dionysiacus. Benvenuto. No. Siete devastanti comunque, eh? Siete veramente devastanti. Dionysiacus, vedo che hai capito qual è la situa. E4, adesso il bianco crolla qua, Il bianco è crollato finalmente. Ha giocato una buona partita, però, cioè, per essere un 1003 è una buona partita. Sicuramente non è un cheater. Qua gli diamo un matto anche abbastanza spettacolare adesso, se mangia in H7, esatto. Torre 1 scacco, re G2, torre G1. Matto, un bel matto con la collaborazione soltanto di torre e cavallo e pedone. No, Rossi, lo accetto. Adesso vediamo una scandinava vera, quella con donna per D5. E vediamo. Ok, cavallo in C6 non ci va praticamente mai sulla scandinava, cosa che dubito fortemente che questa sia una mossa buona. Anzi, lo escludo, come direbbe Marione Draghi. Facciamo D5, sarà questo il motivo, non lo so. Sembra che guadagno tanti tempi di sviluppo, non solo grazie alla donna. Adesso anche alfiere B5 scacco è molto scomoda, no? Alfiere B5 come para sto scacco? Alfiere D7, ma perde già il diritto all'arrocco. Vabbè. Vabbè, giochiamo donna G4 e arrocchiamo lungo. Non lo so, cavallo F3. No, diavolo rosso nero, ma i video, cioè i titoli dei video di Edu Plus dovrebbero essere pubblici, quindi li puoi consultare tu stesso. Tra l'altro non ho idea di cosa stai dicendo, cioè questa Benoni moderna con i piani con G5, no? Non sono il mio pane.
Francesco, no, perché avrei... Ok. Qua C6, no? Su C6 sembra che abbiamo due pezzi sotto attacco, ma su C6 io posso mangiare in C6. E se mi mangia questo cavallo, mangio qua con scacco e guadagno 6 donne. È proprio matto, credo. Quindi su C6 mangio e il nero può abbandonare qua. Ok, quindi siamo arrivati qua, giochiamo cavallo F3, finiamo lo sviluppo. Oppure facciamo una mossa speculativa. La mossa speculativa sarebbe tipo donna G5. Dai, facciamo... No, c'ha 1009, cosa sto dicendo? Meglio non speculare. Troppo forte per speculare. Ok, dopo cavallo F6 abbiamo la scusa per speculare. Donna G5. Fischiettiamo H6. H6 è fortissima, ragazzi. H6 è veramente illegale. Oh no. Oh no, my queen. Simo. Allora, Fede Hop, nonostante le sembianze. Prettamente digitali, è una persona reale. E quindi c'ha i suoi cazzi. E quindi non sempre in live, diciamo. E quando è in live passa a fare un saluto e modera male, malissimo, peggior moderatore della storia. Però quando sarà Pasquetta starà festeggiando. Torre C8 e facciamo cavallo D4. Diciamo che lui allora non ha in apertura ha fatto un'apertura terrificante, però adesso si è rimesso tutto a posto. Assolutamente ha una posizione del tutto dignitosa, quindi dobbiamo tornare a fare i seri qua. Cavallo D4 intanto. Serietà. Ok, torre per C3. Chiaramente è una mossa che mi fa molta paura. Speravo che non ci fosse niente. A quanto pare lui crede nella sua posizione. E adesso giochiamo con questa qualità in più. Che vi devo dire? Sacrificato prima lui. Vediamo. Vediamo cosa ha intenzione di fare. Torre 3, per esempio, ti caccio sta donna. No, c'è il matto in C2. Che fortuna che c'ho la donna in F5. Bravo, bravo Nink che rispondi alle domande tecniche della plebaglia. Giochiamo F4, F4 è una mossa da cretini perché lui me lo può mangiare perché sono più cretino di lui. Però, allora, a onore del vero, io non avevo visto questa mossa. Però, secondo me, una parte del mio cervello aveva visto che c'è torre per E5 qua. Cioè, questo è un pacco che voglio tirare. Non c'è il cavallo in presa perché mi prendo matto qui. Però torre per E5 qua è interessante perché non può mangiare per via di D6. E finalmente gli facciamo un forchettausner re e donna che gli fa malissimo. E tra l'altro non ci può neanche mangiare la torre. Quindi è tutto finito. Sì, allora, donna G5, una mossa pacco. E cosa sta facendo? Donna G5 è una mossa pacco perché qua sto minacciando D per E6 e cade la donna. Quindi, semplicemente per questo. Ok, 48 secondi qua. Che facciamo? Come la gestiamo? Facciamo cavallo D2, proviamo a cambiare un cavallo in modo tale da minimizzare i doppi che ci possiamo prendere, tipo questo, quindi facciamo scacco. Adesso se è furbo sposta il re. Non è stato tanto furbo qua. Perché, ok, se sposti il re qua, su cavallo E4 fai tipo cavallo E7, se mangio in F6, allora mi becco cavallo E3 davvero. Però vabbè, naturalmente
Anche qua è solo speculazione. Mettiamo il re distante da sto cavallo, per esempio, qua in B3. In B3 è distantissimo, no? Non dovrò preoccuparmi degli scacchi per un buon periodo di tempo. Adesso su re E6 andiamo a mangiarci questo. Su re C8 andiamo a mangiarci A7. Dopo donna 8. Ok. Ok, cavallo F4. Ora facciamo una mossa tipo furba, donna A4. Oh no, my pawn! Cavallo perce, donna scacco e vado a mangiarmi questo. Ok, così. Giocare a 5 in pre-move senza temere problemi. I suoi pedoni sono troppo lenti, cioè non esiste che il nero abbia controgioco qua. Posso anche giocare donna pera a sto punto, credo. Andiamo a donna. Oh, non molla, non molla un colpo. Non molla niente, giustamente. Ok. C'è matto qua. Voglio dar matto qua, non voglio. Non c'ho più tempo, eh? Non c'ho più tempo, devo stare attento. Ok, me la sto complicando abbastanza. Che cosa sto facendo? Porco di un can. Cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Ok. Ok, un po' rischiatina alla fine, devo ammettere. Si poteva prendersela un po' più alla larga, però siamo riusciti comunque a gestire sta cosa. 1780 dalla Germania che gioca la francese. Giochiamo la francese più classica possibile e immaginabile, la variante Steinitz. E questa nuova variante con donna B6 che di cui non so assolutamente niente. So che ogni tanto, cioè, so che è una linea di patta molto lunga, molto complessa, che se il nero conosce molto bene riesce a forzare in qualche modo il pareggio. Questo è. Non so neanche se sia vero, è una nozione che ho nel retro del cervello. Quindi, probabilmente è una minchiata. Giochiamo mosse a caso, giochiamo sta cavallo A4. Donna B4, subito a cambiare tocchi. Ok, mangiamo C5 e vediamo se mangerà qui. O farà qualcos'altro, non lo so. Donna per B2. Va bene. Giochiamo torre di 1 e vabbè, probabilmente stiamo un po' peggio qua. Non lo so, non mi piace tanto la posizione del bianco. Forse mi dovrebbe piacere di più. Ma allora, gli avversari sono così deboli perché stiamo facendo un torneo in cui ci sono al momento 1917 giocatori. E sono giocatori di tutti i tipi. Mi aspettavo di giocare con gente un po' più forte, onestamente, però. Che dobbiamo fare? No, Arrocco è fortissima qui. Arrocco è veramente. No, era perdente, ovviamente. E sapete che facciamo? Questo è un piano che ho preso da un'altra partita. No, niente. Non possiamo fare quello che avevo in testa. Però, ok. Siamo solidi. Abbiamo due pedoni in meno. Belli come il sole. La posizione imbarazzante. Però abbiamo i pezzi più attivi. Guardate che pezzi che abbiamo. Fiene non si muove.
cioè B7 sotto. F6, questa è tosta. È bravo anche lui, è bravo. Sa il fatto suo. Proviamo a prendere di mira queste case che si sono andate a indebolire. Magari un giorno abbiamo anche dei piani di questo tipo. Ok, ci ha regalato una qualità, forse non la qualità che ci meritavamo, ma quella di cui avevamo bisogno per raddrizzare una posizione tutto sommato non proprio eccellente. Su E per F4, cioè cavallo per E7, scacco che gli rovina la giornata. Ok, domanda, su E per F adesso gli riusciamo a rovinare la giornata? Non so, non c'è qualche... gli facciamo malissimo qua forse. C'è donna C5 su donna per F8, alfiere H7. Non può mangiare perché la donna sotto, quindi deve fare re F7, alfiere G6, re G8. Non riusciamo a metterla. Non c'è niente di bello qua, che sfiga, era bellissimo. Era bellissimo, perché non succede? Scacco, donna per, alfiere H7, re F7, torre F1 forse. Beh, lo incasiniamo un po', gli incasiniamo un po' la vita almeno. Ah, alfiere H7 non l'ha neanche vista arrivare, ma proprio 100 su 100. Però, gioca re F7 qui. Intanto facciamo questa ripetizione, giusto per fargli capire chi comanda, come dice Danieli. E adesso giochiamo donna F2. Ah, ma c'è la torre per B7. Sono proprio il peggiore di tutti. Andava bene, c'era la torre per B7. Vabbè. Cosa facciamo adesso? Cosa facciamo? Un po'? Che faccio? Lascio? No, che palle. C'era torre per B7. Come ho fatto a non vederla? Non lo so. Sto perdendo colpi comunque. Sto perdendo un sacco di colpi. Vabbè, la gente non è troppo stimolante, però... Da giovane l'avrei vista subito. Vecchi maledetti. Scacco. Non stava, Pasquale. C'era cavallo in 7, ma era comunque la mossa da fare. Comunque era certamente buona. Non è importante che ci fosse cavallo in 7. Che facciamo qua? Diamo torre per B7 comunque. Sì, per forza, dai. Per forza dobbiamo fare questa per creare un po' di iniziativa. Cioè, cavallo E7 lo stesso. Ok, vedete, torre A7. Qua, donna F7. Chiaramente una mossa. Una mossa dal futuro. Allora, niente, siamo arrivati... Il torneo finisce tra 28 secondi, quindi non inizierò una nuova partita. Ovviamente mi sono divertito abbastanza per oggi. Concludiamo questo brillante torneo al quinto posto con 46 punti e 13 su 14. Ovviamente